Adesso celebriamo questa venuta del Signore,
Altissimo. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate.
Il loro senso di essere cristiani.
Perché io non lo so? Questa è una domanda fondamentale, importantissima. Non è la nascita di un certo secondo Dio, ma è Dio che si fa l'uomo. Perché l'uomo ha bisogno di Dio. Vorrei che sia iniziato questo brano che abbiamo ascoltato nella prima lettura, il popolo che camminava nel deserto e il popolo che è smarrito. Ma non è solo il popolo al tempo del profeta Isaia, è sempre l'umanità che senza Dio è smarrita, è nel deserto. E allora questo Dio pieno di amore guarda l'uomo che cammina brancolando nel buio e viene a portare la luce. E Cristo allora è questa luce che rifulge per illuminare l'uomo. Che cosa sono queste tenebre? Con le tenebre intendiamo l'uomo, intendiamo il consenso della vita, intendiamo anche quelle situazioni di giustizia che ci sono nel mondo, quella incapacità di vivere nella pace, di sapere dialogare in maniera fraterna con gli altri, di saper perdonare, di mettersi in rapporti di solidarietà, di condivisione, di generosità, eccetera, eccetera. Questo è tutto questo. E quando l'uomo si smarrisce, perde la bussola. Oggi l'uomo, anche in base alla cultura dominante, orientato più che altro al lavoro, alla ricerca del denaro, dei beni materiali. Anche il Natale stesso è diventato ormai un business, un consumismo. Si va dietro alle regali, si va dietro alle feste e non si vive invece in maniera spirituale questo evento. L'uomo ha bisogno di Dio. A volte ne siamo consapevoli, a volte no. Qualcuno dice da Dio qualcosa, se ne bisogna allora prego. Poi magari supera quella fase e poi si finisce di pregare e di cercare Dio. Se lo cerco solo quando ho bisogno. In realtà abbiamo sempre bisogno di Dio. Sempre. Non è bisogno solo quando c'è una cosa materiale che cerchiamo, che desideriamo. Che ne so, uno che c'è una malattia e vuole guarire, uno che cerca il lavoro, uno che cerca di farsi una famiglia e basta. L'uomo ha bisogno di Dio, ha bisogno del suo amore. Perché la vita dell'uomo ha senso se è orientata verso Dio. E allora questo Dio ci viene in mente. Entra nella storia dell'umanità in genere, ma anche nella storia di ciascuno. C'è un evento storico, e quindi che riguarda tutti gli uomini, non solo quelli che erano contemporanei di Gesù, ma riguarda anche noi, quelle generazioni future. Questo Dio che entra nella storia per cambiare, dà una svolta all'umanità, dà un senso. E noi allora ci mettiamo in sintonia con questo evento di 2000 anni fa, rivivendolo nella nostra vita personale.
se Gesù è venuto per stare in mezzo a noi, anche lui lo dice, sarà con voi sempre fino alla fine dei tempi. Quindi Gesù è presente. Allora perché invocarlo viene? Il venire implica una lontananza e quindi si chiama per farlo venire vicino. Come conciliare con questa richiesta di venire Gesù da noi con il fatto che Gesù è presente? Ecco, questo è un Dio che rispetta il mondo, la libertà dell'uomo, e a volte è come se si allontanasse. Perché l'uomo possa fare le sue scelte, decidere autonomamente, anche a volte sbagliando. Pensiamo per esempio alla vedova nel giardino. Dio stava con loro, però a un certo punto, diciamo, tra virgolette, si allontanò e commisero il peccato della disobbedienza. E poi, quando sentirono i passi di Dio, i passi del Signore, si nascosero perché si vergognavano che erano morti. È un tempo anche di loro per vedere anche la nostra fede. E anche il chiedere al Signore di venire significa interroghiamoci, c'è in noi il desiderio di Dio? Vogliamo che venga veramente, che sia presente nella nostra vita? Il Natale, secondo me, ci dovrebbe mettere tante domande, dovrebbe suscitare tante domande, tante domande su noi stessi. Non possiamo così limitarci semplicemente a quattro auguri, quattro pagine, quattro rocini e via. Andiamo a profondamente. Voglio che il Signore sia in me. Voglio che cambi interiormente. Voglio che il Natale sia un fatto che un'occasione che il Signore mi concede per il cambiamento in positivo della mia esistenza, oppure sta bene come sono. Non ho bisogno di niente, non ho bisogno di Dio. Se il popolo camminava per tenere, sentiva il bisogno. A volte forse che camminiamo nelle tenebre, ma pensiamo che non c'è bisogno della luce, ce la abbiamo lo stesso. E allora dovremmo riflettere su questo, perché non possiamo cambiare la realtà in cui viviamo, giudicando, condannando, perché ci sono tante cose che stanno andando magari su una strada sbagliata. Siamo pieni del suo amore, siamo capaci di misericordia, di perdono. Allora la nascita di Gesù deve servirci per un cambiamento di vita. E non solo un giorno per essere buoni e poi si ritorna come prima, ma per un cammino che deve proseguire.
si nasce e dice proprio Gesù, beh, allora lo incarniamo in noi, ma lo dobbiamo fare crescere. Bambini, ragazzi, giovani, adulti, via di seguito. Ci deve essere una continuità, un proseguo in questo evento che magari vogliamo vivere, magari ci sono anche tanti buoni propositi, ma i buoni propositi poi si devono portare avanti con perseveranza. Per questo noi ti invochiamo. Oh, madre, la nostra salvezza.
Padre benedetto santo, fonte di ogni santità, santifica queste donne con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e le sentenze, lo spezzò e diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Yeah.
Thank you.
Thank you.